Sì, questi sono lavori che ho iniziato un paio di mesi fa per fare una mostra a Lugano. A volte mi viene voglia di non far apparire i bambini. Mi faccio molta, molta fatica perché quando non ci sono e il quadro funziona, diventano molto più drammatici ancora. La decisione di venire in Italia è stata un po' casuale, nel senso che avevo finito una borsa di studio a Buenos Aires con Guillermo Cuitca e volevo assolutamente tentare di avere altre esperienze fuori, così che insieme a Augusto, che con lui abbiamo fatto anche insieme la borsa di studio, abbiamo deciso di andare via, non sapevamo se a New York, Italia, Tokyo, però bene, abbiamo anche un'istoria con l'Italia molto familiare, Augusto ha la mamma italiana, i miei nonni sono italiani, quindi ho trovato questo posto che un po' ci ha come trattenuto, no? Perché la situazione era abbastanza particolare, ci sono tanti studi per artisti. Ebbene, ci è piaciuto, così che ci siamo fermati qua. Che il pittore entra nel suo studio e in qualche modo tutto si mette in moto e poi là appaiono i quadri, è un'idea molto romantica che in realtà capita poche volte. La pittura ha diversi strati per me di riflessione, previa e anche dopo. Siccome faccio una pittura abbastanza poco stridente, ha bisogno anche di una lettura amichevole, no? Perché è hai bisogno di questo contatto per riuscire a capire di cosa sto parlando. Le immagini che dipingo sono molto intime in un punto, così che allo stesso tempo è quello il punto che mi interessa, no? Di lasciare un po' tutto sospeso. Il tema dei bambini è nato tutto molto casualmente perché io stavo dipingendo dei merletti fatti dipinti e mi è capitato di trovare una immagine dentro una bambola di porcellana, un'immagine di bambini che giocavano molto anni 50. E il primo istinto è stato di incorporarlo ai merletti. Il modo in cui loro pensano al mondo o lo vedono lo trovo molto interessante per me. Così che ho iniziato questa ricerca che ormai mi porta da diversi anni avanti, sempre centrata nella pittura. Fino a poco fa che ho iniziato con le sculture in porcellana. La mia arte non ha niente a che vedere con la fiaba né con la letteratura infantile. Se sì, mi piace fare questo confronto un po' con un certo tipo di poesia. C'è stata una critica americana che ha parlato del mio lavoro come se fosse l'haiku della pittura, no? L'haiku giapponese, no? Un tipo di una poesia molto intima, spogliata, dove si cerca la sintesi del concetto e dell'immagine. Per me non so, penso che sia un modo di vedere la mia arte che mi soddisfa. Sì, ha i suoi. È bella quando hai delle idee, quando hai delle cose da fare, se no è così mischiata con la vita reale, che dipende molto di come va, come va l'opera, no? A volte sei lì che ti trovi che, non so, che non hai più voglia, che è una tematica che è finita, che vorresti fare altro. Ed entri in una specie di angoscia molto forte. Ti rifugi in altre questioni come il disegno o questioni molto più tecniche, no? Di come fare una determinata cosa. E
invece di un'altra, allora lì trovi un spazio dove puoi anche giocare, starci per un po', per poi riprendere il lavoro in un altro modo.